In provincia di Teramo tutto pronto per accogliere l'ottava tappa del Giro d'Italia Spoleto-Prati-Tivo, il cui arrivo è previsto per sabato 11 maggio. Con l'edizione 2024 la Corsa Rosa, dopo 49 anni, torna dunque sul versante teramano del Gran Sasso grazie all'impegno del GAL Gran Sasso Laga, che lo scorso anno avanzò la candidatura ad ospitare una tappa del Giro d'Italia. Tante le iniziative messe in campo dal GAL e dai comuni interessati per rispondere alle richieste dei numerosi appassionati. Ieri c'è stato l'ultimo incontro presso la questura per concordare tutta la logistica e abbiamo condiviso che il mezzo prioritario per salire ai Prati di Tivo, tenuto conto delle caratteristiche della strada, è il bus navetta che il GAL ha messo a disposizione con partenza da Mondorio a Vomano dalle ore 8 del mattino per avere una prima fermata a Pietracamele per chi vuole proseguire facendo una camminata. Per chi invece vuole, non se la sente o per altri motivi, il pullman arriverà fino ai Prati di Tivo. L'arrivo dei Prati di Tivo rappresenta un momento importante della corsa, considerato che è la prima vera salita del giro e sicuramente fornirà indicazioni sui protagonisti più accreditati alla vittoria finale. L'Italia, come la Tirreno Adriatica, è una vetrina molto importante perché sui territori riscontriamo un'utenza nei giorni e nelle settimane successive a queste manifestazioni sportive molto alta. Tantissimi ciclisti, amatori e professionisti tornano su quei territori dove si è svolta la tappa, quindi il ritorno economico c'è, è presente, è riscontrabile e c'è molta soddisfazione con gli utenti e con le persone. Quest'anno abbiamo due comuni interessati dal giro, Martinsicuro e Prati di Tivo. Sulla Prati di Tivo, quindi sulla SP43, l'anno scorso abbiamo realizzato un parziale intervento di oltre 1 milione di euro che ha coperto 6 chilometri e mezzo di strada, quindi di manto stradale. In questi giorni, questa mattina, sono iniziati i lavori per chiudere tutto il tratto, quindi realizzare altri 3 chilometri. E nelle settimane scorse abbiamo fatto quella messa in sicurezza successiva ai dissesti che purtroppo il versante è stato interessato dopo i fenomeni atmosferici.